gentili telespettatori protagonisti, in compagnia di un'attrice, doppiatrice, ballerina, lei è la romana Roberta Scarlo. Ciao innanzitutto. Salve, ciao a tutti. Quarta edizione di questo Falsene Film Festival. Quanto sono importanti queste kermesse al fine di avvicinare i giovani ed educarli alla cultura? Molto, moltissimo. È importante appunto quello che hai detto tu, i ragazzi che comunque vanno a toccare delle tematiche sociali molto importanti, ed è importante anche l'effetto mediatico che magari il mondo del cinema e della televisione riesce a comunicare, l'effetto mediatico che il mondo della televisione e del cinema riesce a trasmettere in maniera ancora più forte. Ascolta, tu sei partita con un corto, se non erro Caramelle, no? Sì, ecco, tanto sì, tempo sì, fa. Quanto può rappresentare l'evoluzione dell'industria cinematografica, o sarà sempre comunque solo un volano di maturità, di affermazione per un giovane regista? Ma io mi auguro sempre più fiducia nei giovani. Mi auguro che questi ragazzi che hanno delle idee meravigliose riescano ad essere veramente appoggiati, se vogliamo finanziati, perché è un periodo un po' difficile. Io ho iniziato con un cortometraggio, è andato tutto in ascesa il mio percorso, ho dei ricordi bellissimi, non mi sarei mai aspettata di continuare, e quindi auguro a tutti i ragazzi di avere una strada gloriosa e non fermarsi ai no e agli ostacoli, perché ce ne saranno tanti. Appunto, non fermarsi come te, no? La tua popolarità la raggiunge appunto con Cesaroni, con Tre Edizioni, con Carlotta, no? Come ti spieghi questo successo di questa famiglia allargata? Come sono cambiati i costumi degli italiani a questo punto, no? Beh, Cesaroni piace perché fa ridere in primis. In televisione si accende il telegiornale e adesso non c'è niente. Piangi, ti disperi, senti delle cose bruttissime a livello economico del nostro paese, ma anche di fatti di cronaca. Invece Cesaroni riesce a far ridere, ti metti là sul divano un'ora e mezza, ridi, e poi tratta degli argomenti in cui la gente comunque si rispecchia, argomenti di vita quotidiana, i problemi col vicinato, le famiglie allargate, che è una realtà comunque in Italia molto, molto presente, e quindi credo che sia questo il segreto dei Cesaroni. Carlotta ha rischiato anche di diventare quasi un personaggio di nicchia, tant'è che giusto in tempo, devo dire, in chiave artistica, si è riuscita a fare altro, no? Sì, io mi sono dedicata al teatro quest'anno, anche il prossimo anno, il 2013, mi vedrà impegnata a teatro, ci sono dei progetti cinematografici, si cerca anche di uscire da un po' dall'etichetta che ti danno, anche se a me va benissimo, voglio dire, perché sono sempre dell'idea, un po' a Roma, credo anche qui al sud si dica, non bisogna mai sputare nel piatto in cui si mangia, e non ci sputo assolutamente. Ci si mette alla prova e si tentano altri ruoli, altre strade. Quanto ti sei sentita Julia Roberts nel Matrimonio di mio migliore amico? No, questo no, assolutamente no, non mi ci sono per niente sentita, anche per me, anche perché lei è forse per me l'attrice più affascinante, più brava, più bella, più solare che esiste, quindi no, assolutamente non ho cercato di copiarla, non ci sarei nemmeno riuscita. Ho dato un po' del mio, ho messo anche un po' di romanità che si sente, e l'ho data anche nello spettacolo, perché assolutamente non volevo copiarla, non ci sarei, ti ripeto, non ci sarei mai riuscita, ed è giusto così. Sei in tournée appunto con Teatrale, con Viceversa, no? Mm-hmm, sì, abbiamo terminato adesso, poi a gennaio porteremo un nuovo spettacolo, nuovissimo, a marzo di nuovo Viceversa, al Teatro dei Satiri a Roma, a maggio un nuovo spettacolo teatrale, e dovrei riuscire a incastrarci, ecco, questi progetti cinematografici di cui ti parlavo. Questo trionfo di armonia, eppure sei sfegatata per uno sport un po' da maschietti, che è il calcio. Diciamolo tutti, il fratello, il fidanzato, la tua passione sfegatata per la Roma. Ma tu sei informatissima, metti quasi paura. Sì, beh, io ho una famiglia che è romanista. Sempre andata allo stadio, mi ha portato alle trasferte, abbonamento allo stadio olimpico, quindi per forza la fede è giallorossa. Poi mio fratello gioca a calcio, l'hai detto tu, il mio fidanzato gioca a calcio, quindi... Madrina del Chieticalcio. Sono stata madrina del Chieticalcio, sì, per alcune circostanze misteriose, non tanto misteriose, io mi ritrovo legata al calcio, che poi mi piace, perché lo devo dire, mi piace, cioè quando oggi ad esempio alle 3 stavo in camera a vedere la partita della Roma. Che risultato ha fatto? Mi sono addormentata all'ultimo. Lo sai che te lo volevo chiedere a te, sinceramente, perché io stavo sull'1-0 di destro, e però mi sono addormentata perché ero molto stanca, sono arrivata ieri tardissimo, quindi... Mo vado a chiedere alla gente, la prima cosa che faccio, ti giuro, perché mi hai messo la curiosità.
Senti, in ultimo, come ti rapporti dinanzi alla gelosia? Che sentimento è per te? E la tua reazione emotiva laddove dovessi scoprire un'infedeltà, qual è? Io credo sempre che in queste cose ci devi passare prima di poter parlare. Io sono molto gelosa, ma non possessiva. Lascio gli spazi, però voglio dire, se una cosa è tua, se vogliamo, passatemi il termine, è brutto forse cosa tua, perché però se una cosa è tua ci tieni ed è giusto che sia così, ti danno fastidio determinati atteggiamenti, ti danno fastidio certi sguardi, poi bisogna lavorarci, lavorare il proprio io per forgiarlo più che altro. E però è giusto essere gelosi di una persona che si ama, che possa essere il fidanzato, il fratello o possa essere un'amica. Il complimento più bello che ti piace ricevere? Che sono rimasta con i piedi per terra. Questo è un complimento molto bello perché significa che la gente, il popolo, se vogliamo, ti capisce e quindi per me è importante. E tutto ciò si vince anche nell'innocenza della tua espressione, devo dire. Grazie. Senti, allora, nella trasmissione si chiama I Protagonisti, Roberta. Protagonisti. Col tuo stile, salutando in camera. Io mando un grande bacio e un abbraccio fortissimo ai protagonisti. Ciao.